Muad'Dib poteva veramente vedere il futuro, ma il suo potere aveva dei limiti. Pensate alla vista. Voi avete gli occhi, ma non potete vedere senza luce. Se vi trovate sul fondo di una valle, non potete vedere oltre i monti. Nello stesso modo, Muad'Dib non poteva guardare sempre nel misterioso territorio dell'avvenire. Egli ci dice che una singola oscura decisione profetica, forse la scelta di una parola invece di un'altra, potrebbe cambiare l'intero futuro. Ci dice anche: la visione del tempo è immensa, ma quando l'attraversate, il tempo diventa una porta molto stretta. Egli sempre fuggiva la tentazione di scegliere una via chiara e sicura, e ammoniva: questo sentiero conduce ineluttabilmente alla stagnazione. Dal Risveglio di Arrakis della principessa Irulan. Nell'istante in cui gli ornitotteri comparvero nel cielo notturno sulle loro teste, Paul afferrò Jessica per un braccio e le intimò: non muoverti. Poi, al chiaro di luna, seguì con lo sguardo il primo dei velivoli. Dal modo in cui le sue ali si aprivano per frenare l'atterraggio, riconobbe il temerario che era alla guida. «È Idaho», bisbigliò. Gli ornitotteri si adagiarono nel bacino come uno stormo di uccelli ritornati al nido. Idaho balzò fuori dal suo apparecchio e si precipitò verso di loro ancora prima che la sabbia si adagiasse al suolo. Due figure vestite come i Fremen lo seguirono. Paul ne riconobbe una, la più alta, la barba inconfondibile di Kynes. «Di qua!» gridò Kynes e deviò verso destra. Dietro di lui altri Fremen lanciavano teloni sugli ornitotteri. Gli apparecchi divennero una fila di basse dune. Idaho si arrestò davanti a Paul e salutò. «Signore, i Fremen hanno un rifugio qui vicino, e noi...» «E quello che accade lassù?» Paul indicò il turbinio confuso sulle rocce lontane, le fiamme dei jet, i raggi purpurei dei laser che si intrecciavano sul deserto. Raramente Paul aveva visto un simile sorriso sul volto largo e placido di Idaho. «Signore, ho preparato loro una piccola sor...» Un lampo abbagliante riempì il deserto, più intenso del sole, proiettando le loro ombre sulla roccia. Fulmineamente Idaho afferrò il braccio di Paul e la spalla di Jessica e si precipitò con loro nel bacino sottostante. Il boato dell'esplosione li schiacciò sulla sabbia. L'onda d'urto sbriciolò il bordo della sporgenza rocciosa che aveva abbandonato un istante prima. Idaho si raddrizzò, scrollandosi la sabbia di dosso. «Non le atomiche di famiglia!» gridò Jessica. «Io credevo...» «Hai sistemato uno scudo laggiù», disse Paul. «Uno dei più grandi, acceso a pieno regime», spiegò Idaho. «Il raggio di un laser lo ha toccato e...» scrollò le spalle. «Fusione subatomica», disse Jessica. «Un'arma pericolosa». «Non un'arma, mia signora, una difesa. Quelle canaglie ci penseranno due volte adesso prima di usare di nuovo un laser». Gli altri Fremen li circondarono. «Dobbiamo metterci al sicuro, amici», mormorò uno di essi. Paul si alzò e Idaho aiutò Jessica. «Quell'esplosione attirerà molta attenzione, mio signore», disse Idaho. «Mio signore», pensò Paul. Le parole avevano un suono così strano indirizzate a lui. «Mio signore» era sempre stato suo padre. Per un attimo il suo potere lo sfiorò e si vide in preda a quella selvaggia coscienza collettiva che trascinava l'universo degli uomini verso il caos. La visione lo sconvolse e lasciò che Idaho lo conducesse sull'orlo del bacino, fino a una protuberanza rocciosa. Lì i Fremen si aprirono un cammino nella sabbia con un compressore statico. «Posso portare il vostro zaino, mio signore?» chiese Idaho. «Non è pesante, Duncan». «Voi non avete scudo», disse Idaho. «Volete il mio?» Guardò le rocce lontane. «È improbabile che usino ancora il laser». «Tieni il tuo scudo, Duncan. Il tuo braccio è uno scudo sufficiente per me». Jessica vide gli effetti della lode, il modo in cui Idaho si fece più vicino a Paul, e pensò: «Mio figlio sa come trattare i suoi». I Fremen tolsero un blocco di roccia che nascondeva un passaggio, giù verso l'antichissimo basamento della montagna. La roccia era stata tagliata su misura per mimetizzare l'apertura. «Da questa parte», disse uno di loro, e li condusse giù per una scala intagliata nella roccia, verso le tenebre. Dietro di loro il macigno fu ricollocato al suo posto, cancellando il chiaro di luna. Un debole bagliore verde comparve davanti a loro, rivelando gradini e pareti rocciose che si curvavano verso sinistra. Fremen, che indossavano tute distillanti, li circondarono da ogni parte, spingendoli in avanti. Girato l'angolo, si infilarono in un altro passaggio che si ingolfava ancora verso il basso e uscirono infine in una cavità sotterranea dalle pareti grossolanamente sbozzate. Kynes era in piedi davanti a loro.
Il cappuccio gli ricadeva sulle spalle e il collo della tuta distillante luccicava alla luce verde. I lunghi capelli e la barba erano arruffati. Gli occhi azzurri sull'azzurro erano due pozzi d'ambra sotto le folte ciglia. In quell'istante Kainz pensò: «Perché mai sto aiutando questa gente? È la cosa più pericolosa che io abbia mai fatto. Potrebbe significare la mia fine, insieme con la loro». Poi alzò gli occhi su Paul, schiettamente, e vide che il ragazzo aveva assunto il suo fardello di adulto, nascondendo il suo dolore e ogni altra cosa, fuorché il ruolo che ora assumeva. Era il duca. E Kainz capì in quel momento che il ducato esisteva ancora, grazie a questo ragazzo, e non era da prendersi alla leggera. Jessica si guardò intorno ancora una volta, registrando l'ambiente con tutti i suoi sensi, nel modo Bene Gesserit. Un laboratorio, un luogo pieno d'angoli e di spigoli all'antica maniera. Questa è dunque una delle stazioni ecologiche sperimentali dell'impero, che mio padre voleva come basi avanzate, disse Paul. Che suo padre voleva, pensò Kainz, e ancora una volta si chiese: sono forse pazzo ad aiutare questi fuggitivi? Perché mai lo faccio? Sarebbe così facile catturarli ora e pagarmi con essi la fiducia degli Harkonnen. Paul, come sua madre, ispezionò la stanza con lo sguardo, registrandola. Vide il banco da lavoro lungo una parete, i muri rozzamente squadrati. Vi erano strumenti allineati sul banco, quadranti luminosi, separatori elettrostatici tubolari, dai quali uscivano steli di vetro scanalato. Percepì un forte odore di ozono. Alcuni Fremen si muovevano intorno a un angolo dissimulato della stanza. Ne uscivano diversi rumori, il sordo pulsare di una macchina, cigolio di cinghie e di ruote. Sulla parete di fondo, Paul vide alcune piccole gabbie che contenevano animali. «Avete perfettamente identificato questo luogo», disse Kainz. «Per quale scopo lo utilizzereste, Paul Atreides?» «Per rendere questo pianeta abitabile dagli uomini». «Forse è per questo che li aiuto», pensò Kainz. Improvvisamente il pulsare della macchina divenne un fievole ronzio e si arrestò. Nel silenzio che ne seguì, un animale strillò in una delle gabbie, ma subito si interruppe, come imbarazzato. Paul rivolse nuovamente la sua attenzione alle gabbie. Gli animali erano pipistrelli dalle ali brune. Un alimentatore automatico si prolungava accanto alle gabbie lungo tutta la parete. Un Fremen uscì dall'angolo nascosto e disse a Kainz: «Liet, il generatore di campo non funziona. Non posso più nascondere la nostra presenza ai rivelatori di prossimità». «Puoi ripararlo?» chiese Kainz. «Non subito. I pezzi di ricambio...» Il Fremen alzò le spalle. «Sì», disse Kainz. «E allora ce la caveremo senza macchine. Collega alla superficie una pompa a mano per l'aria. Subito!» L'uomo si allontanò in fretta. Kainz si rivolse di nuovo a Paul. «Mi piace la vostra risposta», dichiarò. Jessica notò che il timbro sonoro e morbido della sua voce era una voce regale, abituata a comandare. E l'uomo l'aveva chiamato Liet. Liet era l'alter ego Fremen, l'altra faccia del tranquillo planetologo. «Vi siamo molto grati per il vostro aiuto, dottor Kainz», gli disse. «Vedremo», rispose Kainz. Accennò a uno degli uomini. «Caffè di spezia nel mio alloggio, Shamir». «Subito, Liet», disse l'uomo. Kainz indicò un'apertura d'arco su una parete laterale della stanza. «Qui, per favore». Jessica annuì regalmente prima di seguirlo. Vide Paul fare un gesto ad Idaho, invitandolo a montare la guardia. Il passaggio era scavato in un paio di metri di roccia, poi, attraverso una massiccia porta, si apriva in un ufficio quadrato, che alcuni globi luminosi inondavano di luce dorata. Jessica, entrando, fece scivolare la mano sulla porta e scoprì, con vivo stupore, che era di plastacciaio. Paul fece tre passi nella stanza e lasciò cadere lo zaino sul pavimento. Sentì la porta che si chiudeva dietro di lui e studiò l'ambiente. La stanza aveva circa 8 metri di lato. Anche qui le pareti erano intagliate nella roccia color ocra. Sulla destra, una serie di classificatori metallici. Un tavolo basso dalla superficie vetrosa color latte, disseminata di bolle gialle, occupava il centro della stanza. 4 sedie a sospensione lo circondavano. Kainz girò intorno a Paul e offrì una sedia a Jessica. Lei si sedette, osservando il modo in cui suo figlio studiava la stanza. Paul restò in piedi per un altro battito di ciglia. Un'alterazione appena percettibile del flusso dell'aria nella stanza gli disse che c'era un'uscita segreta dissimulata dagli armadietti metallici. «Volete sedervi, Paul Atreides?» domandò Kainz. «Come evita prudentemente il mio titolo», pensò Paul, ma accettò la sedia e restò in silenzio, mentre a sua volta Kainz si sedeva. «Voi intuite che Arrakis potrebbe essere un paradiso», disse Kainz,
E tuttavia, come vedete, l'impero ci invia soltanto i suoi tagliagole e cercatori di spezia. Paul alzò il pollice col sigillo ducale. Vedete questo anello? Sì. Ne conoscete il significato? Jessica si voltò di scatto a fissare suo figlio. Vostro padre giace morto tra le rovine di Arrakis, disse Kynes. Tecnicamente, voi siete il duca. Io sono un soldato dell'impero, ribatté Paul. Tecnicamente, un tagliagole. Il volto di Kynes si rabbuiò. Anche quando i Sardaukar dell'imperatore calpestano il corpo di vostro padre. I Sardaukar sono una cosa, la fonte legale della mia autorità un'altra. Arrakis ha un suo modo tutto particolare di concedere l'autorità. Jessica, voltandosi a guardarlo, pensò: c'è dell'acciaio in quest'uomo che nessuno è ancora riuscito a intaccare, e noi abbiamo bisogno di acciaio. Paul gioca pericolosamente. La presenza dei Sardaukar su Arrakis, esclamò Paul, indica fino a qual punto il nostro beneamato imperatore avesse paura di mio padre. Ora io darò all'imperatore Padishah tutte le ragioni per temere il... Ragazzo! Gridò Kynes. Ci sono cose che voi... Voi vi rivolgerete a me come mio signore, l'interruppe Paul. Dolcemente, pensò Jessica. Kynes fissò Paul e Jessica notò il lampo di ammirazione sul volto del planetologo e una punta di larità. Mio signore, disse Kynes. Io sono un imbarazzo per l'imperatore, continuò Paul. Io sono un imbarazzo per tutti quelli che vogliono spartirsi a Arrakis. Finché vivrò, voglio continuare ad essere un tale imbarazzo per loro, come un palo piantato in gola, fino a strozzarli. Parole, ribatté Kynes. Paul lo fissò in silenzio. Qualche istante dopo riprese. C'è una leggenda qui, su Lisan al-Ghaib, la voce di un altro mondo, colui che condurrà i Fremen in paradiso. I vostri uomini hanno superstizioni, esclamò Kynes. Forse, acconsentì Paul, e forse no. Le superstizioni a volte hanno strane radici e ramificazioni ancora più strane. Voi avete un piano, disse Kynes. Questo è ovvio, mio signore. Credete che i vostri Fremen possano fornirmi una prova concreta che i Sardaukar sono su Arrakis con le uniformi degli Harkonnen? Molto probabilmente. L'imperatore metterà nuovamente un Harkonnen a capo di Arrakis, disse Paul. Forse perfino Bistraban. Che lo faccia. Quando si sarà compromesso al punto che non potrà più sfuggire alla sua consapevolezza, vedremo se l'imperatore saprà affrontare l'eventualità di un atto di accusa davanti all'Ensrad. Vedremo se saprà rispondere quando... Paul! Esclamò Jessica. Ammesso che l'alto consiglio dell'Ensrad accetti questo caso, replicò Kynes, esso riuscirà soltanto a scatenare una guerra disastrosa fra l'impero e le grandi case. Il caos, disse Jessica. Ma io presenterò il mio caso all'imperatore. Paul sorrise, e gli offrirò un'alternativa al caos. Un ricatto? Domandò Jessica seccamente. Il ricatto è uno degli strumenti del potere, come hai detto tu stessa, disse Paul, e Jessica sentì l'amarezza nella sua voce. L'imperatore non ha figli, soltanto figlie. Stai forse mirando al trono? Gli chiese Jessica. L'imperatore non rischierà di vedere l'impero ridotto in frantumi da una guerra totale, rispose Paul. Pianeti che esplodono, disordini ovunque. Non rischierà. Quello che voi vi proponete è un azzardo disperato, dichiarò Kynes. Che cosa temono di più le grandi case dell'Ensrad? Disse Paul. Quello che accade in questo preciso momento su Arrakis, i Sardaukar che le distruggono, ad una. È per questo che c'è un Ensrad. Questo cementa la grande intesa. Soltanto unite, esse possono affrontare le forze imperiali. Ma esse sono... Di questo hanno paura, insistette Paul. Arrakis diventerebbe un grido d'allarme e di raccolta. Ogni casa si identificherebbe con mio padre, tagliato fuori dal gregge e ucciso. Kynes si rivolse a Jessica. Funzionerebbe un simile piano? Non sono un Mentat, disse Jessica. Ma voi siete una Bene Gesserit. Jessica gli lanciò un'occhiata penetrante e rispose. Il suo piano ha punti buoni e cattivi, come un qualsiasi piano a questo stadio. Un piano dipende sia dalla sua concezione, sia dal modo in cui è realizzato. La legge è l'ultima scienza, citò Paul. È scritto sopra la porta dell'imperatore. Voglio appunto mostrargli la legge. Io non sono certo di poter concedere la mia fiducia a colui che ha concepito questo piano, disse Kynes. Arrakis ha i suoi piani, che noi, dal trono, continuò Paul, potrei fare di Arrakis un paradiso con un cenno della mano. Questo è il prezzo che vi offro per il vostro appoggio. Kynes si irrigidì.
La mia lealtà non è in vendita, mio signore. Paul lo fissò dall'altra parte del tavolo, affrontando lo sguardo gelido di quegli occhi azzurri nell'azzurro, studiando il volto barbuto, l'aspetto autoritario. Sorrise duramente. Ben detto, mi scuso. Kynes continuò a fissare Paul e qualche istante dopo replicò: Nessuno degli Harkonnen ha mai ammesso di essersi sbagliato. Forse voi Atreides non siete come loro. Potrebbe esserci uno sbaglio nella loro educazione, disse Paul. Voi dite di non essere in vendita, ma io sono convinto di offrirvi un prezzo che voi accetterete. In cambio della vostra lealtà, io vi offro la mia, totalmente. Mio figlio ha la sincerità degli Atreides, pensò Jessica. Ha quel tremendo e quasi ingenuo senso dell'onore. In verità, una formidabile forza. Vide che le parole di Paul avevano scosso Kynes. Questo è assurdo, rispose Kynes. Voi siete soltanto un ragazzo e... Io sono il Duca, disse Paul. Sono un Atreides. Nessun Atreides ha mai spezzato un simile giuramento. Kynes deglutì. Quando dico totalmente, continuò Paul, voglio dire senza alcuna riserva. Darei la mia vita per voi. Signore, gridò Kynes, e fu come se questa parola gli fosse stata strappata. Ma Jessica vide che ora non parlava più a un ragazzo di 15 anni, ma a un uomo, a un superiore. Questa volta aveva detto signore con sincerità. In questo momento darebbe la vita per Paul, pensò Jessica. Come fanno gli Atreides a compiere cose simili così presto e così facilmente? So che voi siete sincero, disse Kynes. Tuttavia, gli Harkonnen... La porta dietro a Paul si aprì con fracasso. Si voltò di scatto e vide un'esplosione di violenza, udì le urla, il cozzare dell'acciaio sull'acciaio, facce di cera che digrignavano nel passaggio. Con sua madre al fianco, Paul balzò verso la porta. Idaho bloccava il passaggio. I suoi occhi, simili a due pozze di sangue, brillavano attraverso il confuso alone dello scudo. Numerose mani tentavano di afferrarlo. Un turbinio di lame si accaniva inutilmente contro lo scudo. La scarica d'uno storditore fu respinta. La spada di Idaho penetrava dovunque in quella massa, guizzando su e giù, grondante di sangue. Poi Kynes fu al fianco di Paul, ed entrambi spinsero la porta con tutto il loro peso. Paul vide ancora per un attimo Idaho in piedi, davanti a un'orda d'uniformi azzurre degli Harkonnen. Barcollava. I suoi scatti erano ancora controllati, ma i suoi capelli neri, riccioluti, erano intrisi d'un mortale fiore scarlatto. Poi la porta si chiuse, e Kynes la sbarrò. «Sembra che io abbia fatto la mia scelta», dichiarò. «Qualcuno ha scoperto i vostri macchinari prima che fossero spenti», disse Paul. Allontanò sua madre dalla porta e lesse la disperazione nei suoi occhi. «Avrei dovuto sospettarlo quando il caffè non è arrivato», disse Kynes. «C'è un'altra uscita. Possiamo usarla?» Kynes respirò profondamente. «Questa porta dovrebbe resistere almeno 20 minuti, a meno che non usino i laser». «Non useranno i laser. Noi potremmo avere degli scudi». Erano Sardaukar nelle uniformi degli Harkonnen, bisbigliò Jessica. Ora potevano sentire che picchiavano contro la porta, in cadenza. Kynes indicò i classificatori metallici sulla parete di destra e disse: Da questa parte. Si avvicinò al primo classificatore, aprì un cassetto e azionò una leva all'interno. L'intera parete si aprì, mostrando la nera imboccatura di un tunnel. Anche questa porta è di plastacciaio, spiegò Kynes. Vi siete ben preparato, commentò Jessica. Siamo vissuti sotto gli Harkonnen per 80 anni, replicò Kynes, e li sospinse verso il buio. Poi chiuse la porta alle loro spalle. Davanti a loro, sul pavimento, Jessica vide subito una freccia luminosa. La voce di Kynes si fece udire dietro di loro. Ci separiamo qui. Questa porta è molto più resistente. Ci vorrà almeno un'ora per abbatterla. Seguite le frecce come questa sul pavimento. Esse si spegneranno dopo il vostro passaggio. Conducono attraverso un labirinto verso un'altra uscita, dove ho nascosto un ornitottero. C'è una tempesta sul deserto questa notte. La vostra unica speranza è quella di arrivare in tempo per la tempesta. Balzate in cima ad essa e cavalcatela. Così ha fatto il mio popolo per rubare gli ornitotteri. Se resterete in alto, sopra la tempesta, vi salverete. E voi? Chiese Paul. Io cercherò di fuggire da un'altra parte. Se vengo catturato... Ebbene, io sono pur sempre il planetologo imperiale. Posso dire che ero vostro prigioniero. Fuggire come dei codardi, pensò Paul. Ma come potrei sopravvivere altrimenti per vendicare mio padre? Nell'oscurità si voltò verso la porta. Jessica lo sentì muoversi. Duncan è morto, Paul, gli disse. Non hai visto la ferita? Non puoi fare più nulla per lui. Un giorno gliela farò pagare per tutto questo. No, a meno che non vi muoviate subito e in fretta, intervenne Kynes.
Paul sentì la mano dell'uomo sulla sua spalla. «Manderò i Fremen a cercarvi. Il percorso della tempesta è noto. Affrettatevi ora e che la Grande Madre vi dia velocità e fortuna». Sentirono che si allontanava a tentoni, nel buio. Jessica trovò la mano di Paul e la attirò a sé, dolcemente. «Non dobbiamo separarci». «No». Lasciò che lei superasse la prima freccia e vide che questa si spegneva mentre la toccavano. Un'altra freccia indicò la via davanti a loro. La superarono e la freccia si estinse, mentre una terza si accese. Ora stavano correndo. Piani, pensò Jessica. Siamo forse parte del piano di qualcun altro. Le frecce li guidarono di curva in curva, sfiorando ingressi laterali appena intravisti nella debole luminescenza. La galleria continuò a sprofondare finché a un certo punto cominciò a risalire. Alla fine raggiunsero dei gradini, un'ultima svolta e si trovarono davanti a una parete luminescente con una maniglia nera, ben visibile, al centro. Paul premette la maniglia. La parete si allontanò da loro. Una luce si accese, rivelando ai loro occhi una caverna intagliata nella roccia e un ornitottero accovacciato al centro. Una parete grigia e piatta era al di là del velivolo, col segno appena visibile di una porta. «Dov'è Kynes?» chiese Jessica. «Ha fatto quello che ogni buon capo di guerriglieri farebbe», disse Paul. «Ci ha diviso in due gruppi e ha fatto in modo che gli fosse impossibile rivelare dove siamo, se fosse catturato. Infatti, egli non lo sa». Paul la fece entrare nella caverna e osservò che i loro passi sollevavano fitte nubi di polvere. «Nessuno è stato qui da molto tempo», disse. «Sembrava assai fiducioso che i Fremen potranno trovarci», replicò Jessica. «Condivido la sua fiducia». Paul le lasciò la sua mano e si avvicinò allo sportello sinistro dell'ornitottero. Lo aprì e infilò dentro lo zaino Fremen, al sicuro sul sedile posteriore. «Questo ornitottero non rivelerà la sua presenza», disse Paul. «Ha una mascheratura completa. Il quadro di comando controlla a distanza le porte e le luci. 80 anni sotto gli Harkonnen hanno insegnato qualcosa». Jessica si appoggiò sull'altro lato del velivolo per riprendere fiato. «Gli Harkonnen non sono stupidi», replicò. «Essi avranno disposto una forza aerea su tutta la zona». Consultò il suo senso dell'orientamento e puntò la mano verso destra. «La tempesta è in quella direzione». Paul annuì, lottando contro un'improvvisa ripugnanza a muoversi. Ne conosceva la causa, ma questa conoscenza non gli era di alcuna utilità. Quella notte, a un certo momento, aveva superato un nesso decisivo, puntando verso il grande ignoto. Conosceva ormai la regione temporale che lo circondava, ma il qui e l'adesso restavano un mistero. Era come se avesse visto se stesso, da lontano, scomparire in una valle. Fra gli innumerevoli sentieri che uscivano dalla valle, alcuni avrebbero riportato alla sua vista un Paul Atreides, altri no. «Più aspettiamo, più si saranno organizzati», disse Jessica. «Entra e allacciati la cintura». Paul la raggiunse nell'ornitottero, lottando ancora col pensiero che questa era una regione oscura, una regione che non aveva mai visto nella sua precognizione. E all'improvviso capì che si era sempre più affidata ai suoi poteri di preveggenza e che ora veniva colto impreparato in un momento decisivo. «Se ti affidi soltanto al tuo sguardo, gli altri tuoi sensi si indeboliranno». Questo era un assioma Bene Gesserit. Ora lo fece suo, giurando a se stesso di non cadere mai più in quella trappola, se fosse sopravvissuto. Paul si allacciò le cinghie, si assicurò che sua madre fosse a posto, controllò il velivolo. Le ali erano completamente dispiegate, in posizione di riposo. Azionò le leve e vide le ali che si ripiegavano per la spinta iniziale dei jet, nel modo in cui Gurney Halleck gli aveva insegnato. Il contatto per l'accensione si muoveva senza difficoltà. I quadranti si illuminarono mentre i serbatoi del jet si caricavano. «Pronta?» chiese. «Sì». Toccò il comando a distanza per le luci. Le tenebre li avvolsero. La sua mano era un'ombra contro i quadranti luminosi, mentre premeva il pulsante del controllo a distanza della porta. Si udì un rumore stridente davanti a loro. Una cascata di sabbia precipitò all'interno con un tonfo, poi di nuovo il silenzio. Una brezza polverosa sfiorò le guance di Paul. Sbatté lo sportello dalla sua parte. Subito si ristabilì la pressione interna. Un ampio poligono di cielo stellato, offuscato dalla polvere, era comparso dove prima si trovava la parete. Una sporgenza rocciosa si stagliava più avanti, contro le stelle ammiccanti tra turbini di sabbia. Paul premette il pulsante luminoso per la sequenza automatica del decollo. Le ali cominciarono a battere, proiettando l'ornitottero fuori dal nido. L'energia scaturì rombando dai jet, mentre le ali si bloccavano nella posizione di ascesa. Le mani di Jessica scivolarono leggere sul duplicato dei comandi, imitando i gesti decisi di suo figlio. Era spaventata e tuttavia esilarata. Ora, pensò, l'addestramento di Paul è la nostra unica speranza, con la sua giovinezza e la sua vitalità.
Paul diede ancora energia alle capsule dei jet. L'ornitottero si inclinò rapidamente su un lato, schiacciandoli sui loro sedili, mentre una parete oscura si stagliava contro le stelle davanti a loro. Paul impresse al velivolo ancora più potenza, dispiegando le ali. Un altro battito e balzarono più in alto delle rocce, il cui profilo dentato color del ghiaccio sporgeva dal suolo con le angolazioni più bizzarre. La seconda luna, arrossata dalla polvere, spuntò all'orizzonte alla loro destra, illuminando la scia della tempesta. Le mani di Paul danzarono sopra i comandi. Le ali rientrarono fino a trasformarsi nei moncherini d'uno scarabeo. L'accelerazione schiacciò ancora il loro corpo, mentre il velivolo si inclinava in un'altra curva. «Fiamme di jet alle nostre spalle!» esclamò Jessica. «Le ho viste!» Abbassò del tutto la leva dell'energia. L'ornitottero balzò in avanti come un animale spaventato, innalzandosi verso sud-ovest, in direzione della tempesta e della grande curva del deserto. Non molto lontano, Paul scorse delle ombre spezzate che indicavano dove finiva la linea delle rocce, sprofondando sotto la sabbia. Più oltre, sotto la luna, un'immensa distesa di ombre ad artiglio, le dune. Sopra l'orizzonte imperversava la tempesta, come una muraglia bruna contro le stelle. L'ornitottero sobbalzò violentemente. «Proiettili esplosivi!» esclamò Jessica. «Ci bombardano con un cannone!» Un sogghigno selvaggio si disegnò sul volto di Paul. «Non osano più bersagliarci coi laser. Ma noi non abbiamo scudi. E loro come fanno a saperlo?» L'ornitottero sobbalzò una seconda volta. Paul lanciò un'occhiata dietro alla spalla. «Solo uno degli apparecchi sembra abbastanza veloce per inseguirci.» Rivolse nuovamente l'attenzione ai comandi, mentre la tempesta si innalzava sempre più sopra di loro, dall'apparenza sempre più solida e invalicabile. «Armi da fuoco, missili, tutto l'antico armamentario. Ecco che cosa daremo ai Fremen», mormorò Paul. «La tempesta», disse Jessica. «Non sarebbe meglio tornare indietro? E l'ornitottero alle nostre spalle? Sta virando!» Paul ritirò bruscamente le ali e virò strettamente verso il ribollire lento e ingannatore della tempesta. Paul sentì le sue guance infossarsi per la violenta accelerazione. Gli parve di sprofondare in una nuvola di polvere, che si faceva via via più densa. Il deserto e la luna scomparvero. L'ornitottero fu soltanto un lungo bisbigliare che volava, orizzontale, nelle tenebre, illuminato unicamente dal riflesso verde dei comandi. Tutti gli avvertimenti che aveva udito a proposito di queste tempeste passarono in un lampo nella mente di Jessica. Esse tagliavano il metallo come burro, corrodevano la carne fino alle ossa e dissolvevano anche queste. Densi vortici di polvere schiaffeggiavano il velivolo, facendolo roteare mentre Paul lottava i comandi. Tolse l'energia all'ornitottero e questo si impennò. Il metallo intorno a loro crepitò e gemette. «Sabbia!» urlò Jessica. Vide il cenno negativo di Paul alla debole luce dei quadranti. «Non c'è sabbia a quest'altezza!» Ma Jessica sentì che si immergevano sempre più profondamente nel turbinio. Paul proiettò all'esterno le ali al massimo. Scricchiolarono per lo sforzo. Tenne gli occhi fissi sugli strumenti, pilotando il velivolo istintivamente, lottando per non perdere quota. Lo stridio intorno a loro diminuì. L'ornitottero deviò a sinistra e Paul si concentrò sul punto luminoso dell'altimetro, manovrando disperatamente per raddrizzarlo e riportarlo su una linea di volo. Jessica ebbe l'orribile impressione che il velivolo si fosse fermato e che tutti i movimenti avvenissero all'esterno. Sotto la polvere rossiccia che spazzava i finestrini, il rimbombo continuò e il lacerante crepitio le ricordarono le forze che si scatenavano intorno a loro. «Il vento raggiunge senz'altro la velocità di 700 km all'ora», pensò, e percepì il morso dell'adrenalina. «Non devo aver paura», si disse, e intonò la litania Bene Gesserit. «La paura uccide la mente». Lentamente i suoi lunghi anni di addestramento fecero sentire il loro effetto e la calma ritornò in lei. «Stiamo cavalcando la tigre», mormorò Paul. «Non possiamo discendere, non possiamo atterrare e non credo che riuscirei a schizzar fuori dall'alto. Dobbiamo galoppare con la tempesta fino in fondo». La calma l'abbandonò di nuovo. Jessica sentì i denti battere e li strinse con forza. Poi udì la voce di Paul, bassa e controllata, che recitava la litania. «Non devo aver paura. La paura uccide la mente. La paura è la piccola morte che porta con sé l'annullamento totale. Guarderò in faccia la mia paura. Permetterò che mi calpesti e mi attraversi. E quando sarà passata, aprirò il mio occhio interiore e ne scruterò il percorso. Là dove andrà la paura, non ci sarà più nulla. Soltanto io ci sarò.»